Correva il 17 ottobre del 2022 quando nel municipio di Pesaro veniva sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale da costruire a muraglia fra le firme della stessa amministrazione di Regione Marche, ASUR e azienda Marche Nord. 7 mesi dopo i conti non tornano per l'opposizione in consiglio regionale. Andrea Biancani accusa infatti ritardi e mancate condivisioni su un cambio di destinazione dei servizi attualmente presenti a muraglia che dovranno trovare una nuova sistemazione. A 7 mesi da quando l'accordo è stato fatto ci si rende conto che sia per quanto riguarda il nuovo ospedale, sia per quanto riguarda la casa di comunità di Canantara e l'ospedale di comunità di Monbaroccio, si è in ritardo con la progettazione e ad oggi l'azienda sanitaria in maniera unilaterale, cioè senza coinvolgere l'amministrazione comunale, decide che non saranno più queste le destinazioni dove portare i servizi che vengono spostati da muraglia, ma ha deciso di fare appunto un bando per individuare 5 nuovi edifici da prendere addirittura in affitto. Affitti che per Biancani sono una scelta sbagliata a fronte di diverse proprietà pubbliche inutilizzate da destinare ai servizi da trasferire. Si tratta di servizi importanti come le comunità protette maschili e femminili, le strutture riabilitative residenziali, lo stesso reparto di psichiatria, il centro di salute mentale, il servizio di assistenza domiciliare, l'RSA Tommasello, tutte realtà che oggi sono, come dire, concentrate a muraglia, che andrebbero appunto completamente spezzettate, creando veramente un grandissimo disagio sia per quanto riguarda le famiglie, sia per quanto riguarda le stesse persone che sono attualmente ospitate, ma anche per quanto riguarda il personale medico. Cambi di destinazione, ma anche incertezza sul cronoprogramma del nuovo ospedale. Ricordo che l'impegno che la Regione si era presa era quella di iniziare i lavori entro il 2024. Oggi siamo a giugno 2023, ancora non è partito il bando per il progetto. Mi sembra che i tempi che hanno in qualche modo sottoscritto appena 7 mesi fa sia evidente che non siano sicuramente realizzabili.